Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Benvenuti al nostro appuntamento mattutino con Buongiorno Ameria Radio dall'ufficio comunicazione di Confartigianato Terni, Valentina Campana e il suo caro collega Paolo Pellegrini. Buongiorno, grazie del caro collega. Bene, Paolo, siamo giunti alla fine anche di questa settimana, sì. E vediamo che oggi è venerdì 3 dicembre e noi iniziamo sicuramente con le citazioni dei nostri cari ascoltatori. Assolutamente. Allora, cominciamo con la nostra ascoltatrice velata. L'amore è qualcosa che può capovolgere la storia, può dannare un'anima o farla salire in paradiso, è questione di fortuna. Alda Merini. Molto bene, a parte il mio intoppo che stamattina dall'inizio a una mattinata ci perfetta, sta. Ci sta. Vediamo invece il nostro caro Remigio, che ovviamente ci ricorda una ricorrenza molto importante, perché oggi è la giornata internazionale dei disabili e per questo ha scelto una citazione ad hoc. Ho avuto la fortuna di accettare la mia nuova condizione, farne anzi un punto di forza. Mi piaccio come sono, protesi e cicatrici comprese. Quando piace a te stessa, piace anche agli altri. Beatrice Vio, schermitrice italiana. Bene, 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 Remi ha già fatto una scelto bella, anche una bella testimonia, sì, devo dire. Sì, una bella testimonia. Stamattina Remi veramente ci ha soddisfatto, no? Diciamo assolutamente che questo sì. È importante. Però sappiamo che comunque è un uomo di valore. È un uomo di valore, anzi. Candidato. Per l'Italia. Votate, votate. Bene, dopo lo spot pubblicitario sulla campagna elettorale di Remigio, andiamo avanti con i santi di oggi. Vediamo, Paolo, che oggi si celebra San Francesco Saverio Sacerdote, il protettore di missionari, marinai e turisti. Dopodiché si celebra anche San Birino di Dorchester, vescovo, San Cassiano dei Tangeri, martire, San Sofonia, profeta. Che disastro, Birino e Sofonia non si possono sentire. Bene, va bene. Quindi, allora, io credo che puoi già provvedere, sì, infatti adesso di chiamare Tecla. Chiamo Tecla perché uno entrerà stamattina, sarà San Birino nel nostro relè dei Santi Strani, e nel pomeriggio che c'è... Intercrude praticamente entrerà a Santa Sofonia e Telemaico incasserà parecchi soldini. Bene, bene, bene. Vediamo, Paolo, invece chi è nato oggi. Allora, nel 1857 nasce Joseph Conrad, tra i più grandi maestri del romanzo europeo dell'Ottocento. Vita e creazione letteraria ebbero in lui un comune denominatore, l'avventura. Nel 1930 nacque Jean-Luc Godard,
tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il Manifesto Cinematografico. E nel 1955 nasce Pier Ferdinando Casini, nato a Bologna, politico. È stato presidente della Camera dei Deputati dal 2001 al 2006. È presidente onorario dell'Unione Interparlamentare e presidente dell'Internazionale Democratica Centrista. Ha sempre avuto una posizione netta e decisa contro il riconoscimento di diritti delle coppie omosessuali. Bene, Valentina, andiamo invece a vedere che cosa è accaduto oggi. Allora, nel 1967 Bernot esegue il primo trapianto di cuore su un essere umano. Il cuore del 55enne Louis Vaskansky, forse ho pronunciato bene, era ormai al capolinea e la sua ultima speranza di vita era affidarsi all'abilità medica di Bernot, valente chirurgo sudafricano destinato ad entrare nella storia della medicina appunto per il primo trapianto di cuore su un essere umano andato a buon fine. Nel 1992, invece, questo bellissimo anno direi, ci viene insomma eseguito il primo SMS della storia. Merry Christmas era il contenuto del messaggio inviato il 3 dicembre appunto del 1992 dal computer dell'ingegnere inglese della Vodafone, Papworth, forse, al telefono cellulare di un collega. Un semplice augurio natalizio fatto con largo anticipo, ricordato come il primo SMS inviato nella storia dei dispositivi elettronici. E immaginiamo quanta strada è stata fatta da quel primo SMS. Assolutamente sì. Pensiamo alle chat che usiamo ogni Sì. giorno, E devo dall'SMS dire, al digitale. anticipando un po' un articolo che leggeremo nella rassegna stampa, c'è anche però il rovescio della medaglia, perché questi SMS spesso creano delle problematiche alla viabilità e creano incidenti anche gravissimi. Quindi occhio a usare il telefono in macchina. Quindi da questa grande In scoperta, però, ufficio si può, in macchina. in macchina no. Bene, allora Valentina, cosa facciamo adesso? E proseguiamo verso la nostra consueta rassegna stampa lanciandola. Sigla! Eccoci qua, riprendiamo la nostra rassegna stampa dopo l'unico giorno di ieri che è stato dedicato all'almanacco e cominciamo con la pagina regionale del Messaggero. Contagi SARS-CoV-2, l'Umbria è sempre più accerchiata. Nella mappa europea figura tra le poche regioni a rischio basso. Coletto, le strategie di contenimento funzionano, ma la fase resta delicata. L'Umbria resta accerchiata in quanto in questo fine autunno di fuoco in mezza Italia e quasi tutta Europa per il ritorno dei contagi Covid. La curva epidemica regionale continua infatti a mantenere un trend di mantenimento di contenimento della diffusione del virus. La fase comunque resta molto delicata, avverte l'assessore regionale Coletto, che rinnova l'invito a non abbassare la guardia su mascherine, distanziamento e a vaccinarsi. Appello quest'ultimo che tra martedì e mercoledì ha raccolto in 11.000 persone, 900 delle quali si sono vaccinate per la prima volta. Confermate i due Vax Day il 5 e il 12 di dicembre, con accesso libero di pomeriggio per chi non è riuscito a prenotarsi. Sul campo dei decessi purtroppo se ne devono segnalare altri due che erano dei pazienti non ricoverati in terapia intensiva dove invece restano 10 pazienti, lo stesso numero dei casi letali settimanali. Per letalità grezza l'Umbria secondo Altems è seconda in Italia dopo il Friuli con tasso pari a 2,86 casi per 1.000 positivi. Sullo sfondo un aumento costante ma lineare dei positivi, 103 quelli scoperti tra mercoledì e giovedì mattina, con la curva che resta sotto i 600 casi settimanali. In risalita gli attualmente positivi per effetto degli 82 guariti segnalati. I nuovi contagi sono emersi a fronte di 11.500 tamponi, con un tasso di positività globale in calo allo 0,89%. Per la Fondazione Gimbe, l'Umbria ha il tasso di incremento dei casi più basso insieme all'Abruzzo, pari al 3,2%, 39% invece nelle Marche, con 32 province che presentano un'incidenza pari a 150 casi ogni 100.000 abitanti.
In Umbria, al 30 novembre, come recita il report settimanale del nucleo epidemiologico, l'incidenza era pari al 67%. Quindi, come si può vedere, l'Umbria in questo momento, grazie alle misure messe in campo dalla nostra sanità, sta contenendo ancora quello che invece nel resto d'Italia sta diventando un problema da gestire, cioè la recrudescenza del contagio da SARS-CoV-2. Ribadiamo anche noi che è importantissimo, dice l'assessore Coletto, oltre che vaccinarsi, mantenere alta la guardia sulle misure anti-contagio. Quindi mi raccomando, mascherina, attenzione agli assembramenti. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Fondi a sostegno delle imprese, altre 4 milioni dalla Giunta per il bando Smart Attack. La Giunta regionale mette altri 4 milioni sul capitolo proprio Smart Attack, proprio nella giornata in cui si chiudono i termini per le domande. La manovra lanciata a maggio da Palazzo Donini arriva a questo punto ad uno stanziamento complessivo di 29,5 milioni di euro per stimolare la ripartenza economica. L'idea di base è spinta alla transizione 4.0 e agli investimenti in digitale, insieme all'utilizzo di strumenti particolarmente flessibili come l'erogazione di finanziamenti agevolati con remissione del debito. Con questa nuova formula, la finanziaria regionale GEPAFIN si è trovata a offrire finanziamenti a sostegno degli investimenti nella digital transition, permettendo anche alle realtà più piccole, con difficoltà di accesso al credito, di intraprendere un percorso fondamentale per rimanere competitive. Pieroni rimarca come gli investimenti e la transizione digitale rimarranno centrali anche nei prossimi mesi. La Giunta ha rifinanziato il bando medium, pur essendo ancora in una fase di transizione complessa, tra la chiusura della vecchia programmazione comunitaria e l'approvazione della nuova. L'amministrazione regionale è impegnata costantemente per supportare le imprese del territorio. Bene, cambiamo argomento. Rifiuti, ecco i tre scenari, favorito l'incenerimento. Chiusura del ciclo, anche due soluzioni con il CSS sul tavolo della giunta regionale. Discariche, i posti di ampliamento per un milione di metri cubi. Sussurri, non grida, ma spifferi, che raccontano, dopo il vertice di maggioranza sui rifiuti in regione, cosa si muove sul tavolo dell'assessore all'ambiente Roberto Morroni, chiamato a gestire non solo la strada verso il nuovo piano regionale, ma anche quella che Lauri ha definito situazioni di pre-emergenza, cioè le discariche sono quasi al limite, tant'è che nei documenti che sono girati nel vertice dei giorni scorsi c'è una deadline delle discariche umbre che arriva al 2024. Ma solo se si mette insieme l'attuale capacità di ricevere, ma solo se si mette insieme l'attuale capacità di ricevere rifiuti. È logico che il dato sia cumulativo, le situazioni come emersi dopo il vertice di Auri con i gestori degli impianti siano differenti. Tant'è che sul tavolo c'è l'ipotesi che per gestire la transizione in attesa della nuova legge regionale del piano dei rifiuti ci sarebbe un riequilibrio delle volumetrie. Gli scenari su cui si discute sono tre, partendo da uno scenario zero che è quello attuale, cioè raccolta differenziata e discariche. Il nodo, come è noto, è la chiusura del ciclo ed ecco allora che i tre scenari che si prospettano tengono conto delle ricadute ambientali ed economiche di ogni tipo di impianto e mettono uno a fianco all'altro le tre strade: la chiusura del ciclo con la termovalorizzazione, cioè con l'incenerimento, la produzione del CSS rifiuto con uso degli impianti di termovalorizzazione e poi la produzione del CSS combustibile a cui vengono associati i cementifici. La scelta, come pare, è quella dell'incenerimento. Comunque la scelta della via finale è complessa e di quello che filtra il lavoro del CTS riassunto durante il vertice di maggioranza ci sarebbero degli elementi indicatori ambientali a cui Morroni ha detto sempre di tenere in modo particolare, che portano una sorta di classifica infilando i pro e i contro, posto che la situazione attuale è quella segnata in rosso, il verde più acceso andrebbe verso lo scenario 1, cioè la termovalorizzazione del rifiuto che non si può differenziare con le altre due strade verso i due tipi di CSS che si equivarrebbero. Ma il finale della sceneggiatura è tutto ancora da scrivere, recita proprio l'articolo di Luca Benedetti.
treni con l'orario invernale, bici su tutti, intercity e convogli regionali. Domenica 12 entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, valido fino all'11 giugno 2022. Confermata l'offerta delle frecce a partire dalla coppia di Freccia Rossa che ogni giorno uniscono Perugia con Milano e Torino, che raggiungono la stazione centrale del capoluogo lombardo in circa 3 ore e mezza. Beh, le altre notizie poi le potete leggere nell'articolo di pagina 37 del Messaggero. Bene, Male, con questo termino la pagina regionale e puoi andare tu. Sì, integriamo subito con la pagina regionale del Corriere dell'Umbria. Banche, 20 comuni su 92 senza sportelli. In 5 anni perso un quarto delle filiali. Sono 30.000 gli umbri senza alcun accesso diretto a un servizio, 23.000 nel Perugino e 7.000 nel Ternano. I dati della FABI rivelano anche una perdita del 20% dei bancomat. Nel 2015 erano 723 e nel 2020 sono 590. Quindi in soli 5 anni, dal 2015 al 2020, in Umbria sono state perse il 25% delle filiali bancarie. Di 511 sportelli aperti ne sono rimasti circa 385. Nello stesso periodo inoltre sono diminuite del 20% anche i servizi bancomat, come abbiamo visto già dal titolo, da 723 attivi nel 2015, lo scorso anno ce n'erano rimasti soltanto 590. In totale oggi sono 20 comuni su 92, come abbiamo sempre visto dal titolo, senza alcuno sportello bancario, oltre 30.000 cittadini umbri senza alcun accesso diretto a un qualsiasi servizio di banca. In questi 20 comuni, 5 si trovano in provincia di Terni e parliamo di Arrone, Porano, Polino, Pentenverina e Montecabione, per un totale di circa 7.000 persone coinvolte, e 15 in provincia di Perugia. Come abbiamo visto dal titolo, le persone coinvolte sono molto di più e sono 23.000. Sono intervenuti i segretari regionali Enrico Simonetti e Anna Minnelli per quanto riguarda la Fondazione Umbria contro l'usura e sul perché, insomma, di questo fenomeno. Simonetti è molto chiaro, perché afferma che il calo è dovuto al modello commerciale che stanno adottando le banche. Una volta le banche facevano utili attraverso il margine di intermediazione, questo modello è completamente saltato da quando, per la politica monetaria della BCE, si è deciso di remunerare con tassi negativi i depositi che le banche fanno presso la stessa Banca Centrale Europea. Quindi i tassi dei prestiti sono bassi e le banche si spostano su altri prodotti per fare utile. Fino a qualche anno fa in Italia il 30% dell'utile di una banca era costituito dalle commissioni e il 70% dal margine di intermediazione. Oggi si sono invertite le parti: il 51% sotto commissione, il 49% margini di intermediazione. Per questo la banca non ha più bisogno di strutture fisiche sul territorio. Inoltre una filiale costa ed eliminarla e si genera con l'eliminazione si genera quindi subito un immediato risparmio. Alle banche conviene moltissimo, loro non guardano a lungo termine, perché per loro natura sono imprese private interessate a risultati di breve periodo, di solito coincidente con il mandato del CDA e dei rispettivi amministratori. Ciò non si concilia con le esigenze delle società civili della nostra regione. La comunità regionale si dovrebbe interrogare su questo modello economico. Inoltre, spiega sempre Simonetti, per sostituire le strutture fisiche con l'online servirebbe una connessione che in molti territori dell'Umbria non c'è. Le persone anziane meno evolute dal punto di vista finanziario rischiano truffe clamorose, e dove spariscono proprio le banche proliferano finanziarie strane, quindi gente che gira per le case dicendo che solo loro a investire i soldi delle persone. I danni di queste azioni si vedono dopo qualche anno. Grandi gruppi che hanno preso comunque piede nella nostra regione sono Banco Desio, Banco Intesa, Unicredit e Monte dei Paschi. Adesso sta entrando anche Biperbanca e parliamo di soli 5 soggetti che hanno in mano il mercato regionale, con concentrazione che non aiuta la concorrenza e i risparmiatori. Tornando ai numeri di banche attualmente attive nel territorio, a confronto con quelle del 2015, Simonetti evidenzia anche che la maggior parte di queste sono state chiuse negli ultimi 2 anni e che in futuro potrebbero chiudere altri sportelli di Biperbanca, di Banco Desio e di Monte dei Paschi. Dobbiamo porre un argine, sono cose imprevedibili come un terremoto, ma per essere pronti dobbiamo costruire bene prima affinché non ci siano disagi improvvisi.
Questo sicuramente è un problema molto serio per la nostra regione, speriamo che non andiamo incontro a conseguenze più gravi. Sciopero generale dei metalmeccanici, proclamato per venerdì prossimo dalla FIOM CGIL. Vediamo infatti che ci sono due motivazioni ben precise e questo è stato deciso proprio ad una assemblea che si è svolta a Spoleto con la partecipazione di circa 130 delegati delle fabbriche di tutti i territori. Primo su tutti c'è la richiesta di cambiare la manovra del governo Draghi, considerata inaccettabile e profondamente ingiusta per le scelte che si stanno facendo in materia fisica, con il taglio dell'IRPEF che penalizza i redditi bassi a vantaggio delle fasce medio-alte e con una non riforma delle pensioni che porta a un sostanziale ritorno alla legge Fornero. E poi c'è il grande tema del lavoro e della politica industriale, dove è evidente, secondo la FIOM, l'assenza del governo nazionale e della regione rispetto a passaggi fondamentali per l'industria regionale, a partire dalla vendita di AST per arrivare al futuro di settori strategici come aerospazio e automotive. Per questo diciamo che le sigle sindacali ritengono che le scelte fatte dal governo fino ad oggi nella manovra di bilancio assolutamente sono inadeguate alla necessità dei lavoratori metalmeccanici, ma più in generale al futuro della transizione ecologica e sociale. Risorse che abbiamo dovuto servire anche e salvare vite, sono servite insomma a salvare vite e a migliorare le condizioni di chi per vivere deve lavorare. Vedremo come sarà gestita sia in ambito regionale che nazionale questa protesta. In Umbria aumentano le imprese innovative ma peggiorano i servizi per l'infanzia. Nel rapporto su territori e sviluppo sostenibile di ASVIS, la tabella di marcia della regione è buona anche in sicurezza alimentare. Quindi l'Umbria presenta luci e ombre nella lettura del secondo rapporto ASVIS, i territori e lo sviluppo sostenibile. L'indagine misura e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane e aree urbane rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, verificando l'andamento dei diversi territori verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Qual è dunque la tabella di marcia del Cuore Verde d'Italia? I progressi riguardano principalmente la sicurezza alimentare, la salute, la parità di genere e le imprese innovative. Al contrario, a rilento in frodi informatiche, nei servizi per l'infanzia e nei trasporti. Per chi volesse approfondire, pagina 11 del Corriere dell'Umbria. Con questo, Paolo, io termino la parte provinciale e proseguiamo proseguiamo con il provinciale. Benissimo, andiamo avanti con il provinciale, il messaggero. Allora, partiamo subito con la situazione vaccini. Ora è corsa al vaccino, mancano i medici. Al Casagrande i team vaccinali attuali non sono sufficienti rispetto alle richieste. Previsti due vaccin day, il 5 e il 12, tra le 14 e 30, senza la prenotazione. Si trova a tornare ai ritmi di maggio al Casagrande, punto vaccinale territoriale inaugurato il 24 aprile in Piazzale Bosco, quando grazie alla disponibilità di vaccini e considerata la necessità di imprimere un'accelerazione alla campagna di immunizzazione contro il Covid-19, si decise di allestire una postazione nuova in grado di ospitare fino a 10 team sanitari. Si procedeva con 1500 somministrazioni al giorno e 8 squadre di sanitari. Adesso l'andamento è di circa 550, il doppio rispetto al mese di agosto e settembre, ma serve fare di più. Con l'introduzione del Super Green Pass e l'arrivo della variante Omicron in Italia, si torna a ragionare sulla necessità di potenziare l'hub di Piazzale Bosco, tanto che si sta cercando di reclutare personale all'interno dell'azienda ASL Umbria 2 al fine di mettere in campo più team vaccinale. In contemporanea la Regione Umbria chiede aiuto al generale Francesco Paolo Figliuolo, un supporto di 38 medici e 48 infermieri e due assistenti sanitari che possono garantire l'adeguato proseguimento della campagna che si prevede durerà fino al 31 luglio 2022. Con questa soluzione, spiega l'assessore alla sanità Luca Coletto, si eviterà di distaccare personale dalle aziende sanitarie locali, mantenendo impegnato nell'erogazione di prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, in modo da non incidere ulteriormente sulle liste di attesa. Come vi dicevo, gli appuntamenti al Casagrande sono il 5 e il 12, dove ci saranno questi due vaccin day, e dalle 14.30 ci si potrà presentare senza prenotazione, mentre la mattina saranno ancora fatte le vaccinazioni con prenotazione. Va meglio nelle farmacie, dal 1 dicembre si sta procedendo con terze e prime somministrazioni, seguendo un'agenda a parte. Bene, questa è una buona notizia.
Bimbo disabile senza assistenza, la famiglia vince la causa. Ne abbiamo parlato, è la famiglia di Andrea che è affetto da una grave malattia che necessiterebbe un'assistenza H24. Ora però avevamo già parlato che questa assistenza a causa dell'emergenza sanitaria era stata ridotta e dopo una causa improntata dalla famiglia è stata ripristinata quantomeno l'assistenza notturna. Il papà di Andrea è contento del risultato, anche se dice avrei preferito evitare la causa. Comunque, meno male che questa cosa in parte, perché ad Andrea occorrerebbe l'assistenza H24, però in parte questo permetterà di tirare un po' il fiato ai genitori che possono diciamo riorganizzarsi il lavoro. Molesta la ex compagna e picchia gli agenti. Arrestato. È stato arrestato ieri sera dalla polizia di Stato di Terni e verrà giudicato per direttissima. Il 26enne che l'altra sera, intorno alle 23, è stato fermato da una pattuglia della squadra volante in un bar di via di Vittorio. L'intervento degli agenti era stato richiesto dall'ex partner che si sentiva minacciata dalla presenza dell'uomo che non aveva accettato la fine della loro relazione. I poliziotti, dopo aver individuato il giovane ed aver constatato il suo stato alterato dall'alcol, decidevano di portarlo in questura per l'identificazione. Al momento di scendere dall'auto della polizia, l'uomo si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli e ferendone due, cercando di fuggire. È stato poi bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia di Stato continua ad invitare tutte le donne che si sentono minacciate a segnalare le problematiche. Le problematiche per proprio evitare che si arrivi a questo eccessi. Fenomeno. Sì, assolutamente sì. Passiamo a parlare degli incidenti stradali. Incidenti stradali, dramma senza fine, in crescita le vittime. Fiaschini, AFVS, resta una piaga sociale da combattere. Campagna della postrada, il comune mette le telecamere. È un argomento molto molto importante che è stato diciamo affrontato ieri in una conferenza alla BCT. Dove sono stati snocciolati i dati, cioè che nei primi mesi dell'anno in Umbria gli incidenti stradali anche mortali sono aumentati rispetto al 2020 e questa non è una bella cosa. Le vittime della strada sono aumentate del 22% e si registra un incremento del 31% degli incidenti con lesioni. Il 30% degli incidenti mortali è dovuto a gente che guidava sotto l'effetto dell'alcol. È chiaro che in questa conferenza è stato anche affrontato il problema della situazione stradale, dell'illuminazione e anche di come sono, com'è la situazione del manto stradale. Questo chiaramente deve portare a avere attenzione su proprio la struttura stradale della nostra città, perché è anche causa questa, come abbiamo visto soprattutto in Via Narni, di incidenti anche gravi. Il comune comunque adesso scende in campo con la messa di telecamere per verificare veramente lo stato e il controllo, anche aumentare la velocità di intervento in casi di necessità. Io disabile aspetto da 4 anni il posto auto, pagherei pure la vernice. Per ottenere la concessione di un posto macchina, un disabile di 80 anni sono anni che sta aspettando il suo stallo e si sente rispondere più volte che deve aspettare il suo turno, oppure compri la vernice e disegni, praticamente faccia le strisce sullo stallo che era di sua madre in precedenza. Il disabile dice io lo farei pure, cioè comprerei pure la vernice, ma i segni dovevano fare gli operatori del comune. Comunque è una situazione che veramente proprio sentita anche la scarcia sull'argomento è un problema grosso, perché c'è una tanta lista di attesa, anche perché i controlli sono stati giustamente inasperiti, però tutto questo inasprimento porta anche a un rallentamento notevole delle procedure. Torna il Festival Narnia Terror Night, rassegna di film che fanno paura. Gli organizzatori, per noi un onore promuovere le pellicole d'autore di questo genere qui in Umbria. Per avere il programma preciso basta leggere l'articolo a pagina 48 del Messaggero. Long Covid, malati sotto stress anche quando tornano a casa. Lazzari, psicologo, quando angoscia nell'affrontare una malattia sconosciuta. Siamo stati punte con le famiglie presenti pure dopo le dimissioni. Sì. Ne avevamo parlato altre volte, praticamente c'è un team di psicologi che praticamente segue i malati Covid che hanno subito questa malattia, sia
durante l'ospedalizzazione che dopo, perché lo stress che hanno accumulato, i danni che il Covid lascia, sono molto importanti per la psiche di ognuno di noi. Un'ottima iniziativa che sicuramente, come dice il professor Lazzari, sta portando degli ottimi risultati. Bene, con questo io chiudo la rassegna del provinciale e lascio a te, Valentina, la parola per poi rientrare con un comunicato molto importante che a noi fa, che fa molto, diciamo, a cui teniamo molto. Bene, allora vediamo subito la parte, insomma, provinciale di Terni. Cade sulla ringhiera e resta infilzato al braccio. Un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito da una sbarra di ferro mentre stava giocando con un gruppo di amici. Vediamo che c'è il rischio di amputazione, ma i medici di Santa Maria gli hanno salvato la mano. Eseguito un bypass, prelevata quindi una vena dalla gamba del giovane paziente operato. Per maggiori informazioni, pagina 32 del Corriere dell'Umbria. Acciaio e carbon tax europea, sindacati in allarme per l'asta, quindi pressing dei sindacati su comune, regione e Parlamento. La prossima esclusione dall'acciaio inossidabile del mercato di regolamento del carbone alla frontiera, quindi il cosiddetto CAB Authority, sta allarmando le segreterie territoriali di FIM, FIOM, UILM, FISMICE e UGL. Le parti sociali quindi sostengono, in una lettera inviata proprio al sindaco di Terni, al presidente della giunta regionale e ai parlamentari umbri, che su questa tematica non si sono registrati pronunciandosi né dalle istituzioni locali né dal governo nazionale. Quindi i sindacati denunciano che l'Unione Europea potrebbe escludere l'acciaio inossidabile dal meccanismo di regolamentazione del carbonio alla frontiera a causa di un'elevata diversificazione dei prodotti, della mancanza di dati di riferimento di importazioni non molto elevate. Eppure Acciai Speciali Terni è tra i maggiori produttori europei di acciaio inossidabile. Speriamo che qualcuno si possa mobilitare su questa problematica. Pari opportunità nel lavoro, firmata l'intesa. L'accordo, che aveva durata triennale, prevede anche l'istituzione di un centro ascolto per gli utenti. È stato firmato il protocollo d'intesa etico sulle pari opportunità nel mondo del lavoro fra l'ufficio di consigliera di pari opportunità della provincia di Terni, l'ispettorato del lavoro Terni Rieti e le associazioni di categoria. Quindi anche Confartigianato ha firmato questo protocollo, che ha come intento quello di rappresentare uno strumento utile per la diffusione di nuove prassi all'interno dei luoghi di lavoro, non solo per quanto attiene all'opportunità di progressioni economiche e lavorative, ma con particolare riguardo alle forme di violenza e molestie nei luoghi di lavoro. L'obiettivo del protocollo è consolidare la piena e proficua collaborazione tra le parti per favorire l'effettività della normativa in tema di pari opportunità sul lavoro, attivando azioni di contrasto alle discriminazioni di genere e ai fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Una particolarità del protocollo è l'istituzione di un centro di ascolto a disposizione dell'utenza per tutta la durata dell'accordo di 3 anni. Le parti si impegneranno a diffondere la conoscenza di buone prassi adottate sul territorio nazionale per rendere effettivo il principio delle pari opportunità sotto il profilo retributivo e sociale, ma anche per incidere sul contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro. Quindi a siglare il protocollo insieme all'Ispettorato del Lavoro, alla provincia, la consigliera di parità, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confapi, CNA, Legacoop, Confcooperative e Agici. Perfetto, quindi con questo diamo l'ultima notizia: telecamere di sicurezza al parco dei Pini a Narni. L'amministrazione civica ha deciso di correre ai ripari dopo gli ultimi raid vandalici allo scalo. Videosorveglianza, sarà rafforzata la rete degli impianti presenti in tutto il territorio. 9.000 euro all'investimento del comune. Bene, Paolo, ora ti lascio la parola per integrare con il comunicato stampa che ci è pervenuto. Sì. Allora, attenzione, non esiste solo il Covid. Occhio alle truffe e cybercrime. Questo è il messaggio che lancia il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia e che Confartigianato, ANAP e ANCOS sottoscrivono appieno. Questo è un documento che tratta proprio della cibercriminalità ed è stato urlato, come dice da Fabio Conestà, che è il segretario generale del MOSAP, in cui si dice che praticamente il
il problema Covid sta mettendo, diciamo, sta nascondendo altri problemi molto gravi, come quello del cybercrime, che praticamente è sempre presente e che adesso sotto le feste natalizie sicuramente con gli acquisti online andrà sempre più in voga, e quindi bisogna stare molto attenti. E ora, grazie alla collaborazione del dottor Valentino Adriani, che diciamo il referente che è il coordinatore nazionale con delega alla pianificazione e allo sviluppo organizzativo, ci sono delle norme da seguire. Quindi proprio cita così: ora che si avvicinano le festività natalizie e si incrementeranno a dismisura gli acquisti online, appare pertanto opportuno fornire ai cittadini un breve compendio di saggezza comportamentale. La prima cosa, verificare quando, diciamo, si naviga, bisogna verificare il riferimento dell'URL, cioè dell'indirizzo che appare sopra al sito su cui uno ci si trova realmente. Quindi verificare la presenza del lucchetto chiuso nella parte antecedente all'URL ed apprezzare se è sbarrato in rosso oppure se vi è un simbolo triangolare di avvertimento. In tal caso non inviare assolutamente i propri dati sensibili in tali siti. Utilizzare device con antivirus e anti-spyware aggiornati. Diffidare delle proposte di vendita con prezzi eccessivamente bassi e di coloro che propongono pagamenti fuori dalla piattaforma commerciale ove sono inserzionati, laddove possibile analizzare le eventuali recensioni disponibili nel web, ove si apprendono le esperienze pregresse degli altri utenti. Evitare di pagare a mezzo bonifico bancario, privilegiare l'uso di pagamenti più sicuri come il PayPal, carte preparate, carte o carte usa e getta. Fare sempre massima attenzione agli acquisti da privato a privato. Internet deve essere utilizzato in questo caso come mero strumento utile a mettere in contatto venditore e compratore. È sempre opportuno finalizzare l'acquisto incontrandosi fisicamente oppure, laddove le distanze fisiche non lo consentono, utilizzare forme di pagamento garantito, tipo wallet, esempio PayPal, Neteller e Satispay ed altri che sono presenti nelle piattaforme. Ecco, questa è una cosa che noi sposiamo appieno e soprattutto anche diciamo verso la nostra popolazione anziana, che spesso usa i device senza avere l'alfabetizzazione corretta e quindi mi raccomando, attenzione, perché la situazione potrebbe portarvi a subire delle truffe notevoli. Ringraziamo il MOSAP, ringraziamo Canistra e ringraziamo il dottor Valentino, Fabio Conestà, il segretario generale nazionale del MOSAP, Polizia di Stato, e il dottor Valentino Adriani per questa informativa. Con questo terminiamo la nostra rassegna stampa, vediamo appuntamento a lunedì. A lunedì, buon fine settimana e buona giornata. Buona giornata. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Cempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare. Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mail energia@confartigianatotermi.it o al numero telefonico 07 44 61 33.